Esistono molti modi di raccontare una storia, ma questa è di sicuro una storia fatta di immagini. Trieste, 1953. La città è ancora amministrata da un contingente anglo-americano in cui le funzioni di polizia sono svolte dagli inglesi. In questo clima di fortissime tensioni sociali, con ancora il rischio dell'annessione di Trieste da parte della Jugoslavia di Tito, si moltiplicano le manifestazioni di piazza. Sono italiani che chiedono il ritorno definitivo di Trieste all'Italia. Tra di loro un giovanissimo Ugo Borsatti scende nelle strade, nelle piazze per testimoniare quello che succede. È l'inizio di una carriera che durerà più di 60 anni. In quegli anni l'atmosfera era un'atmosfera soprattutto di grande attesa, perché si parlava ormai da tempo del ritorno dell'Italia a Trieste, però c'erano sempre dei dubbi. Infatti proprio nel 1953 c'era stato un movimento delle truppe di Tito che sembrava volessero riappropriarsi della città. E poi c'è stato anche un intervento del nostro governo, era quella volta il Presidente del Consiglio Pella che ha mandato su le truppe, per cui c'era subito da fare delle foto abbastanza importanti. Ricordo che siamo andati a Re di Puglia a riprenderli, sti carri armati, insomma per fortuna la cosa si è fermata lì. Il 5 novembre la situazione degenera. Fin dal primo mattino gruppi di facinorosi si accalcano in piazza Sant'Antonio, dove vengono inseguiti e picchiati dalla polizia fin dentro la chiesa, tanto che si organizza una funzione pubblica pomeridiana per riconsacrarla. E lì le cose andranno sempre peggio. Quando sente i primi colpi di fucile, Ugo Borsatti è in via Ponchielli, a pochi metri di distanza. Sparano, urla qualcuno. Passa tra la gente in fuga e vede poco lontano un gruppetto di uomini portare in braccio un ragazzo verso l'ambulanza. È la storia che gli viene incontro. La foto di Borsatti racchiude tutto. Lo spavento, la morte, la rabbia. Il volto morente di Pietro Addobbati, questo è il nome del ragazzo, è l'immagine simbolo delle due giornate di Trieste, in cui sei persone troveranno la morte per mano della polizia inglese. Dopo di ciò c'è stato questo ritiro delle truppe inglesi e della polizia civile che era agli ordini degli inglesi. Gli americani sono scesi in piazza in assetto di guerra con autoblindo, carri armati, jeep, hanno praticamente presidiato la città, tutto si è fermato lì, poi ci sono stati grandi funerali con un'enorme partecipazione di folla e quelle giornate si sono concluse così con molti feriti e queste sei vittime. Quando c'erano fermenti, manifestazioni, passava la voce, i giornali telefonavano, poi avevo anche una mia rete privata di amici, conoscenti che ogni volta che vedevano qualcosa di importante telefonavano. Si arriva così a un avvenimento importante, il Memorandum di Londra, che sancisce i nuovi confini della zona contesa. È ufficiale, Trieste passerà all'Italia il 26 ottobre del 1954. La gente era tutta in attesa e si aspettava l'annuncio, quando sarà, quando non sarà. E sono state delle giornate molto belle. Il 26 ottobre del 54, parliamo, era previsto l'arrivo delle truppe che arrivavano
logicamente da Arduino o Sistiana. E pioveva, ma pioveva a dirotto, già nonostante la gente era tutta accampata. Io ero anche andato a Arduino e quando ho iniziato, c'è iniziato a vedere la colonna che arrivava, ho fatto alcune foto, poi mi sono messo in moto, un mio amico che mi guidava la mia fuoriserie, il Topolino, e lungo tutta la costiera sono riuscito a superare la colonna. E avevo due flash e due Rolleiflex, e fortuna sono rimasto con una e una perché le altre sulla pioggia sono partite. E arrivato in Piazza della Libertà davanti alla stazione, sono saltato giù dalla macchina e sono riuscito a fotografare i primi due carabinieri che aprivano la colonna sulle moto e che venivano abbracciati da alcune donne. È una foto un po' importante. Il futuro della città, rimasto in sospeso per 10 lunghi anni, si concretizza finalmente qui, in Piazza Unità d'Italia, con i festeggiamenti ufficiali e la partenza degli americani. Addio, Johnny. Pochi giorni dopo era venuto a Trieste il Presidente della Repubblica Einaudi e altre autorità. La giornata invece era splendida, un sole meraviglioso, la Piazza Unità gremita all'inverosimile. C'è stata la sfilata, perché era il 4 novembre, la giornata delle Forze Armate, una sfilata delle truppe, è proprio una giornata da ricordare. E una delle foto più belle, non perché l'ho fatta io, ma una foto che anche quando la ricordo e la vedo mi tocca sempre il cuore, è stata la partenza degli americani dalla stazione centrale. Lì c'era un gruppo di americani sul treno e c'era una ragazza che piangeva e due commilitoni hanno preso sta ragazza e l'hanno issata e sono rimasti lì abbracciati, proprio in un bacio struggente, questi due giovani. Io ho fatto delle mostre con questa foto, scrivendo ciao Johnny, addio per sempre, così si pensava fosse finita lì. Insomma, passano 44 anni e entra un cliente, io la foto combinazione l'avevo sul banco qui. E mi fa, ma cosa fa qui mia zia e mio zio? Come sta zio? Sono sposati, vivono in America, hanno tre figli, cinque nipoti e il prossimo mese vengono qui a trovare la sorella di lei. Sono venuti qui, mi ricordo, con un bel mazzo di fiori per mia moglie, insomma ci siamo conosciuti, siamo diventati amici, è stata una roba stupenda, veramente proprio una roba toccante. È il 1959 e Borsatti è in piena attività. Fotoreporter appassionato, copre anche eventi sportivi e cerimonie pubbliche. Ciò che gli interessa davvero però è cogliere gli aspetti più semplici e del quotidiano di Trieste, che è la città che ama. Facevo qualsiasi genere di foto perché bisognava farlo per sopravvivere, ma la mia passione è sempre stata il fotogiornalismo. E in quei periodi Trieste, la regione in genere, non pagava, perché si lavorava in perdita, perché le cifre erano addirittura ridicole. Trieste in quel periodo è in una fase di transizione, di assestamento. Riunita finalmente all'Italia, cerca la propria identità, il proprio ruolo tra Est e Ovest, in un mondo che sta cambiando rapidamente. I nuovi progetti industriali coinvolgono, nel bene e nel male, centinaia di lavoratori. Fioccano gli scioperi, le manifestazioni, i cortei. Ed è proprio qui, davanti alla stazione marittima, che avviene uno sciopero del 59 di lavoratori,
di operai schierati in fila su questa piazza. Ugo Borsatti è con loro fin dal primo mattino e grazie alla sua esperienza si accorge che c'è qualcosa che non va. Dall'altra parte della piazza non c'è il solito reparto di polizia, bensì un reparto della Cedere inviato da Padova. Ma era uno sciopero tranquillo, erano questi marittimi davanti alla stazione marittima ovviamente che manifestavano e non si sa perché al momento hanno fatto intervenire la Cedere da Padova. Purtroppo si sapeva che spesso e volentieri quando interveniva la Cedere vuol dire che c'era qualcosa nell'aria di non troppo tranquillo. Ad un certo punto Borsatti vede una cosa che gli gela il sangue nelle vene. Dice ad un suo compagno: oh, questi caricano. Una volta veniva il commissario, metteva la fascia tricolore, poi c'erano i tre squilli di tromba e suonava la carica con questo. E la carica è voluto dire che questa jeep ha cominciato a correre tra manifestanti, ma nell'area c'era uno, un celerino, come si chiamavano allora, che era particolarmente cattivello, diciamo un termine dolce, e manganellava a destra e a sinistra, ma tutta gente che era tranquilla, e tra cui io che stavo fotografando. Il fotografo si trova così coinvolto in una carica spietata, viene ripetutamente colpito e la sua macchina fotografica viene gettata a terra. Nei giorni successivi verrà addirittura accusato di aver fomentato la rivolta contro le forze dell'ordine, tanto che la questione finisce in tribunale. Bene, processo, testimonianze vocali e con fotografie che non si potevano mettere in dubbio. Alla fine sarà proprio grazie alle prove che lui e i suoi colleghi hanno raccolto, alle fotografie e alle testimonianze, che Ugo Borsatti riesce a spuntarla ed essere assolto dall'accusa pesantissima che gli era stata rivolta. Io sono stato assolto per non aver commesso il fatto. E l'agente della Cedere è stato buttato fuori dalla polizia, mentre il questore, che aveva sbagliato di fare questo intervento evidentemente, poi anche la denuncia contro di me, è stato mandato in Sicilia e così è finita, per fortuna, bene.